Ragazzi, ho provato a fregarvi con uno zoom truffaldino, ma siete comunque riusciti a individuare il titolo giusto. Tizio ha scritto infatti Yakuza Kiwami 2. Ma lo sapete che esiste veramente un arcade del genere? Comunque, la risposta più bella, tolti tutti i meme di JoJo, l'ha data Poke Lunala. Sì, dai, se mai faranno un seguito, io lo voglio proprio così. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Oracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a 1000 km orari e 60 fps al secondo. Quella di oggi è una giornata ricchissima perché segna l'arrivo di F-Zero X all'interno del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. Mi piace molto introdurre le nuove generazioni di giocatori ai capolavori del passato, ma credo che con F-Zero in particolare ci sia veramente bisogno di riportare all'attenzione del grande pubblico una serie fondamentale per la storia del videogioco, ma di cui ormai si sono perse completamente le tracce. Prima di riscoprire il futuro, dimenticato nel passato, di Nintendo, vi invito ad allacciare le cinture e a partire verso la conquista non violenta di internet.com con l'obiettivo della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e venite a trovarmi anche in live, dove sul sito Viola ogni giorno siamo sempre di più. Trovate tutti i link e Captain Falcon qua sotto in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per capire l'impatto che ebbe sul mercato videoludico F-Zero X, bisogna innanzitutto partire dalle origini della serie. Il primo F-Zero fu uno dei titoli di lancio del Super Famicom in Giappone, ma in realtà la sua storia inizia da molto prima, dal Famicom e dal Disk System. Prima che lo SNES fosse una realtà e prima ancora che il genere dei kart racing venisse popolarizzato da Mario Kart, Nintendo aveva già sperimentato ampiamente con i racing game. Correva l'anno 1987 quando il talentuoso Kazunobu Shimizu ricoprì per la prima volta il ruolo da director su F1 Race, titolo uscito direttamente sul Famicom Disk System, la periferica esclusiva del mercato giapponese del Famicom. Questo gioco riscosse un moderato successo grazie anche all'inclusione di Mario sulla copertina, nonostante poi nel titolo l'idraulico italiano non fosse presente. La produzione fu considerata però troppo standard e anonima per essere esportata in America, dove il pubblico aveva gusti differenti. Shimizu allora ci provò un anno dopo con un sequel, 3D Hot Rally, che nonostante condividesse la stessa piattaforma del predecessore, ne rivoluzionava drasticamente il gameplay. Convinto della bontà del gioco, il director si recò di persona negli USA, dove mostrò ai dirigenti di Nintendo of America la sua ultima creazione. Con molta sorpresa di Shimizu, questi rifiutarono nuovamente la sua proposta, negando la possibilità di una localizzazione occidentale per 3D Hot Rally. Il gioco non era abbastanza cool per interessare al pubblico americano e tutti erano convinti che sarebbe stato un flop. La delusione, mista a rabbia, fu grandissima, ma per non sprecare completamente questa trasferta, Shimizu decise allora di esplorare gli USA e quasi per caso entrò in un cinema e comprò un biglietto per il film del momento, Batman, diretto da Tim Burton. Shimizu non aveva mai visto nulla del genere e una volta uscito dalla sala comprò una valanga di fumetti dell'uomo pipistrello e tornò in Giappone con l'idea che Batman fosse la cosa più cool del mondo e che bisognava assolutamente svilupparci un gioco sopra. Tornato a casa, la strada di Shimizu incontra quella di un giovane sviluppatore interno a Nintendo, Yasunari Nishida. L'azienda di Kyoto era completamente assorbita dalla progettazione del Super Nintendo, una console che avrebbe rivoluzionato il mondo del gaming. Nintendo affidò a diversi programmatori il compito di giocare su dei temi per sperimentare sulle funzioni del Super Famicom e a Nishida capitò un incarico preciso, un racing game che utilizzasse il Mod 7. Se si parla di Super Nintendo è impossibile non sapere cosa sia il Mod 7, una modalità di rendering esclusiva dell'hardware Nintendo che permetteva di simulare dei primordiali effetti di tridimensionalità tramite la rotazione, espansione e contrazione degli sfondi bidimensionali. Tanti anni fa ho già dedicato un video al riguardo, ma in ogni caso YouTube è piena di documentari che esplorano a fondo il Mod 7 e il suo funzionamento e vi consiglio di recuperarli assolutamente per capire quanto fosse importante un titolo come F-Zero all'interno dell'economia della lineup di lancio di una nuova console. F-Zero nacque quindi da una serie di coincidenze
tendenze fortuite. Da una parte Shimizu aveva intenzione di creare un best seller per il pubblico occidentale, aveva una buona esperienza con i racing game e aveva già un'idea sull'identità grafica del titolo, mentre Nishida doveva creare un gioco di corse in grado di mostrare i muscoli della console. E in tutto questo Nintendo aveva tassativamente bisogno di un titolo che vendesse il Super Famicom, che rischiava di arrivare sul mercato con un solo titolo al lancio, Super Mario World. C'era bisogno di un'altra killer application in grado di mostrare a tutto il mondo cosa fosse in grado di fare lo SNES. In quegli anni Nintendo stava poi rivoluzionando il suo approccio allo sviluppo dei videogiochi e fu così che fu istituito il team EAD per fare in modo che tutte le produzioni fossero lavorate internamente alla compagnia. I primi lavori furono proprio Super Mario World ed F-Zero. Questo vide Miyamoto nel ruolo di produttore, con Shimizu alla regia e sotto altri 7 elementi. Tra questi spiccava il designer Takaya Inamura, che rivestì un ruolo fondamentale nella creazione dell'identità visiva di F-Zero. L'estetica futuristica prese spunto dalla visione di Tim Burton, ma si consolidò a partire dalle limitazioni tecniche imposte dall'hardware. Ad esempio, i modelli di auto immaginati da Shimizu rimandavano alle prime Hot Wheels, ma creare degli sprite con le ruote da animare era un compito estremamente complesso. Quindi Inamura optò per la rimozione completa delle gomme, originando così l'idea delle navicelle spaziali. Allo stesso modo era impossibile pensare di renderizzare complesse strutture poligonali nello sfondo, e i palazzoni di Gotham City lasciarono il posto al nulla. L'idea della corsa futuristica e delle piste poste nel cielo al di sopra della città ancora una volta sembrava la soluzione perfetta per aggirare dei limiti strutturali giustificandoli artisticamente. Nei 15 mesi necessari per lo sviluppo, F-Zero prese forma organicamente, e molta dell'ispirazione iniziale sopravvive, se non direttamente all'interno del gioco, ma in tutto l'immaginario che ci fu cucito intorno e impresso sulla confezione di gioco e sul suo manuale. Nel primo F-Zero infatti non vediamo mai Captain Falcon, questo perché personaggi e storia furono aggiunti solo a produzione finita. Quello che in pochi sanno è che il personaggio di Captain Falcon fu disegnato inizialmente da Inamura come potenziale mascotte del Super Nintendo, quando i piani alti della compagnia commissionarono ai creativi il compito di creare da zero un nuovo personaggio, un Captain qualcosa, che cromaticamente rimandasse al Super Nintendo e al suo logo, nonché ai colori del controller. Un progetto che però fu poi abbandonato. Fu così che quei primi sketch furono riutilizzati per dare vita a Captain Falcon e agli altri protagonisti di F-Zero, che proprio omaggiando la fonte di ispirazione iniziale, quella del comic book americano, vedevano la loro storia raccontata in un fumetto posto come manuale di istruzioni. F-Zero era insomma un pacchetto completo, ma rimaneva in primis un titolo veloce, frenetico ed adrenalinico e ottenne un ottimo successo in madrepatria, nonostante si trattasse di una nuova IP. Oggi magari è difficile rimanere meravigliati di fronte alla sua primitiva veste grafica, ma all'epoca non si era mai visto nulla del genere, e il Super Nintendo si presentò sul mercato facendo cascare a terra la mascella di tutti i videogiocatori giapponesi e un anno dopo anche di quelli americani. Shimizu aveva avuto la sua rivincita. Ma siamo qui per parlare di F-Zero X, il secondo episodio della serie, o meglio, del secondo episodio della serie che è arrivato anche da noi in Occidente. Se andiamo a vedere le date di pubblicazione, trascorrono ben 8 anni tra F-Zero e il suo sequel. Un lungo silenzio, ma che in realtà in Giappone fu colmato da diversi esperimenti. Tra il 96 e il 97 videro la luce BS F-Zero Grand Prix 1 e 2, una sorta di espansione di quanto visto nel 1990, disponibile solo per Satellaview, oscura periferica SNES mai uscita all'infuori del Giappone. Nel 96 fu presentato anche un F-Zero per Virtual Boy, ma visto il grande insuccesso della console, che portò alla sua prematura uscita dal mercato, il titolo fu cancellato prima ancora della pubblicazione. Con il Nintendo 64 si apriva però una nuova era del gaming, e i tempi erano maturi per far approdare F-Zero nel regno della tridimensionalità pura. Non c'era più bisogno di ricorrere agli escamotage del Mod 7. Sul Nintendone i motori poligonali erano ormai la norma. Questo perché, a differenza del suo predecessore, F-Zero X non fu un titolo di lancio, ma anzi arrivò dopo numerosi racing game, e l'esperienza accumulata su capolavori come Mario Kart 64 e Wave Race confluì tutta nel nuovo team EAD, che scelse però un approccio radicalmente diverso per F-Zero X. Se per F-Zero la presentazione grafica influì sul gameplay, per l'X possiamo dire l'esatto opposto. In questa nuova produzione fu data priorità assoluta al gameplay e a delle feature rivoluzionarie per l'epoca. F-Zero X non solo presentava gare con 30 partecipanti, ma
anche io girava a 60 fps, qualcosa di semplicemente impressionante. Questo però significò sacrificare tantissimo a livello grafico. Le macchine presentano dei modelli poligonali scarni, la nebbia riduce al minimo il campo di visuale e definire gli sfondi blandi è quasi un complimento. Eppure l'adrenalina e la fluidità di gioco sono tali che tutti questi evidenti difetti passano in secondo piano. A 1000 km orari non ha senso soffermarsi su questi dettagli, no? Va poi assolutamente citato il design dei percorsi che ridicolizza quanto visto in precedenza. La piattezza dei tracciati di F-Zero lascia il posto a delle montagne russe antigravitazionali che quasi disorientano per quanto contorte. Il design futuristico si riflette finalmente in un level design che discostava F-Zero da qualsiasi altro racing game dell'epoca e rimetteva in discussione le leggi stesse della gravità, contraddistinto ora da un livello di sfida a tratti eccessivo e purtroppo spesso scorretto nei confronti del giocatore. Anche a livello contenutistico l'offerta di X andava oltre ogni più rosea previsione. Oltre alle classiche modalità GP Race, affrontabili in tre diversi livelli di difficoltà, almeno all'inizio, c'erano anche modalità inedite come il Death Race, una sorta di Battle Royale, e la X-Cup, un GP segreto basato su delle piste generate proceduralmente sul momento. Il roster veniva espanso fino a 40 macchine, tutte guidate da piloti caratterizzati in modo superbo. Per dire, c'è sia il padre di Fox McLaren che Mr. EAD, oltre agli aspettati rimandi a Batman. C'è veramente tanto da fare in questo gioco e, se vogliamo, F-Zero X unisce l'immediatezza e la frenesia dell'arcade all'offerta contenutistica di un racing game pensato per console, in grado di richiedere svariate ore per poter essere esplorato a fondo. Se c'è però una caratteristica che spicca sopra tutte le altre e che ancora oggi invoglia a farsi un giro a gravità zero sulle piste di X, è la colonna sonora. Un tripudio di sonorità hard rock e metal in grado di accompagnare in modo perfetto l'azione di gioco, aumentando forse anche la sensazione di velocità percepita. Per me la verità è che allora, come oggi, ascoltare e giocare F-Zero X è fomento puro. Allora poracci, io mi fermo qua e per due motivi. Il video è pensato per introdurvi all'X e per stimolarvi a provare questo capolavoro del Nintendone. L'altro motivo è che il suo seguito, il GX, rimane per me uno dei migliori racing game di sempre e merita una retrospettiva dedicata esclusivamente a lui. E poi è anche sviluppato da Sega. Su un canale di Nintendari non so se si può fare. Comunque poracci, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e devo chiudere con un appello. Adoro fare questi video, ma non vi nascondo che mi portano via una quantità di tempo impressionante e non è semplice incastrarli in una tabella di marcia tarata su una pubblicazione al giorno. Non credo, anzi sono sicuro che F-Zero avrà un grande riscontro di pubblico. Ma sono molto fiero di questo video, lo pubblico con piacere e sono convinto della sua qualità. Quindi se siete tra i pochissimi che sono arrivati fino in fondo e state ancora ascoltando, grazie ancora, vi invito come al solito a mettere like, commentare, ma soprattutto a condividere il video il più possibile. Con amici, altri content creator o appassionati di videogiochi che potrebbero essere anche solo lontanamente interessati a una narrazione del genere. Per me questo sarebbe un supporto incredibile e se deciderete di farlo non vi ringrazierò mai abbastanza. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi e condividete duro, nerdate duro. Io sono il Poro F, Michele Zero. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Si dice F-Zero X, ma a me non me ne frega niente, dico F-Zero, anzi, zero. Se.